Allora, buongiorno e buon venerdì. Siamo, come detto, nel giorno in cui il capo di Hamas e il presidente dell'Iran hanno lanciato alla mobilitazione, alle proteste in tutto il mondo arabo, questa chiamata del mondo arabo nel giorno in cui, peraltro, come sapete, il venerdì è il giorno importante della preghiera. Noi saremo con i nostri ospiti, ovviamente, vedo subito Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Buongiorno caro Antonio e benvenuto. Buongiorno. Arrivo subito da te. Vi facciamo vedere prima che siamo collegati con Gerusalemme. Gerusalemme oggi è una città blindatissima. Stamattina c'è stato peraltro un attentato in cui sarebbe stato ferito un poliziotto. C'è Shannon Nizza, che è la nostra freelance reporter, che si trova a Gerusalemme e che tra poco ci racconterà il clima che sta vivendo questa città. Proverà a raggiungere la zona dove c'è il muro del pianto e la moschea di Al-Aqsa e cercheremo di capire qual è la situazione a Gerusalemme. Buongiorno cara Shannon Nizza, e ci racconterà anche i giornali israeliani come stanno raccontando quello che sta accadendo in queste ore. Andremo poi a Gaza e saluto la persona che si è collegata da lì, Sami Abu Omar, che è un cooperante, buongiorno, che credo sia collegato e riuscito a caricare buongiorno. Il suo telefono, poi ci spiegherà anche lui come. Isabella Ciotti invece si trova a Segrate, dove c'è una delle moschee più importanti, la moschea più grande è quella di Roma. La nostra Ciotti si trova a Segrate, tra poco incontrerà anche l'imam di Segrate, Ali Abu Shuaima, e cercheremo di capire come i musulmani che vivono in Italia si stanno preparando al giorno della preghiera, quali sono le loro riflessioni. Ludovica Ciriello è in giro per i palazzi di Roma per raccogliere le dichiarazioni della politica, e la nostra postazione con il controllo, il monitoraggio del racconto di Al Jazeera con il nostro Fuad Rueia. Buongiorno e grazie intanto per essere di nuovo con noi. Buongiorno. Ci racconterai come Al Jazeera sta in queste ore raccontando quello che accade. Allora, caro Padellaro, noi dobbiamo, sì, portiamo pure i giornali dentro in studio intanto, noi dobbiamo partire intanto da due notizie che sono appena uscite. E la prima è questa: la Giordania impedisce le proteste al confine con Israele. Questa è una notizia importante perché, qui non c'è neanche più la bacchetta per farvi vedere la nostra cartina, perché la Giordania è un paese che ormai da tanti anni ha stretto un'alleanza importante con Israele, e il fatto che la Giordania impedisca le proteste al confine è un modo per tenere sotto controllo tutta la situazione in quella zona che rischia di essere esplosiva. Io però partirei, caro Antonio, dalla vostra apertura di oggi sul Fatto Quotidiano, sul fatto che in molte città d'Europa sono state vietate le manifestazioni. In nome della democrazia, dice il tuo giornale, proibiscono di manifestare. Francia, USA e Germania vietano di scendere in strada pro-palestinesi. Sono misure di sicurezza che in alcune grandi democrazie sono state prese. La tua valutazione, caro Antonio? No, sono misure di sicurezza, certamente. Intanto mi scuso per la voce, ma insomma il raffreddore non è clemente. No, dico, sono misure di sicurezza che però hanno anche un altro aspetto che non può, l'informazione non può mettere in rilievo, cioè che ci sono delle voci che in questo modo non possono essere ascoltate. Ora, non è detto che siano voci che si uniscono a quel coro indegno contro Israele, no? Perché dobbiamo anche pensare che c'è un'opinione pubblica, caro David, tu lo sai bene, lo sanno bene i vostri inviati, che si interroga in questo momento su quello che sta succedendo, no? E per esempio si interroga sul fatto che l'orrore che Hamas ha scatenato è probabilmente funzionale a un disegno, al disegno cioè da indignare talmente Israele e i suoi alleati e tutti coloro che solidarizzano con Israele, per indurlo a una mossa a una mossa decisiva quale quella annunciata poco fa, no? del fatto che una parte della popolazione è stata invitata a spostarsi da Gaza.
Ecco, infatti, Antonio, giustamente... esatto, scusami, giusto perché è diciamo, la notizia importante del giorno, e infatti su questo ti voglio esattamente interrogare, spiegando al pubblico che da una parte nelle ultime ore c'è stato questo appello da parte di Israele, ora lo sentiremo direttamente dalle voci dell'esercito israeliano, che dice evacuate Gaza City, che è questa qui, che è la zona diciamo presa di mira, dove ci sarebbero tutte le infrastrutture militari, dove sono concentrate una parte delle infrastrutture militari, sì, di Hamas. Quindi Israele in queste ore dice: avete 24-48 ore per far evacuare Gaza City, per spostarli verso il sud della striscia, non verso l'Egitto, verso il sud, cioè non dice andate in Egitto, visto che anche qui cercheremo di capire cosa succede al valico, ma spostatevi da Gaza. Hamas cosa dice in queste ore? Vediamo la grafica. Hamas replica e dice: no, gli abitanti del nord di Gaza non dovete lasciare le vostre case, quella di Israele è solo propaganda. Cioè, l'impressione che si ha qui è che vengono usati come scudi umani le persone, i civili. Sì. Questa è, sì. Quando Hamas dice sì, no, è solo propaganda, è questa, certo, l'idea. Però cerchiamo di mettere insieme i pezzi. Il primo pezzo è l'orrore scatenato da Hamas. Lo ha scatenato non solo per una malvagità insita in coloro che hanno commesso quegli atti, ma per indurre Israele a fare l'operazione che hai annunciato, di cui abbiamo parlato pochi secondi fa. Dopodiché il terzo pezzo è l'appello di Hamas agli altri, all'Islam violento, affinché protesti, manifesti e faccia qualcosa di più. Attenzione che al confine nord di Israele ci sono gli Hezbollah, che certo, sono pronti a muoversi. Attenzione che in Cisgiordania ci sono probabilmente delle cellule di Hamas pronte a muoversi. Cioè, attenzione che la grande provocazione di Hamas, la chiamiamo così, ma ovviamente non ci sono, è l'indicibile, no? A cui, certo, abbiamo assistito, sta andando proprio in questa direzione, nella direzione per cui Israele si tagli tutti i ponti alle spalle. Attenzione. Allora, devo darvi nell'ordine tre notizie, poi andiamo a Gerusalemme e poi a Gaza. Ma tre notizie fondamentali. Primo, il ministro degli esteri italiano è appena atterrato in Israele, Antonio Tajani. Secondo, l'appello di Israele ai cittadini all'estero, ai cittadini israeliani all'estero: evitate ogni tipo di protesta. Il Consiglio della Sicurezza Nazionale e il ministro degli esteri israeliano poco fa ha fatto appello agli israeliani in giro per il mondo: evitate qualunque tipo di manifestazione nel giorno in cui c'è l'appello di Hamas alle masse arabe per un giorno di rabbia. Cioè, quindi c'è massima allerta per gli israeliani e per gli ebrei in tutto il mondo. E poi andremo sulla spianata delle moschee nella zona della città vecchia, dove anche lì sono attesi molti fedeli musulmani e si ha grande paura che lì oggi, nel giorno della preghiera, avvengano gli scontri. Antonio, arrivo da te, prima però vado a Gaza dal nostro ospite Sami Abu Omar. E buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, la cosa che le volevo chiedere è: lei si trova a Gaza City intanto? No, sono al sud della striscia di Gaza, sono a Khan Yunis. Ah, ok, allora giusto per far vedere adesso. Allora, quindi lei si trova al sud della striscia di Gaza. Le volevo far commentare il comunicato ufficiale di Hamas, che dice: abitanti del nord di Gaza, non lasciate le vostre case, quella di Israele è propaganda. Le vorrei far commentare questo agghiacciante appello di Hamas. Sembra quasi che si vogliano usare i civili come scudi umani. Anzi, non sembra. È così, perché praticamente gli abitanti del nord della striscia di Gaza, anche di Gaza, sono quasi praticamente più di 1 milione di abitanti. Se queste muovono, queste 1 milione dove vanno? Perché a Gaza anche tutte lì le infrastrutture sono l'unica dove ospitare la gente, sono tutte praticamente le scuole dell'UNRWA, sono già strapieni.
Poi anche qui i cittadini di Gaza non vogliono fare un'altra diaspora, perché hanno già provato nel 48, quando sono usciti dalle loro case, non sono ritornati più. Cioè, sono praticamente, perché a starsi praticamente fuori dalla loro case è gravissimo anche lì, perché finora non è stato risparmiato nessuno, anche civile. Stamattina presto praticamente hanno bombardato una casa vicinissima, praticamente era cosa, c'era un agente civile, una farmacista che lavora anche all'ospedale, hanno stremato la sua famiglia, erano 17 persone, gravissimo lì. Ecco, Sami. Perché anche i guerrieri di Hamas non lo trovi per le strade o queste, perché non hanno praticamente caserme o ce l'hanno posti fissi dove possono essere bombardati. Sami, mi scusi, solo per capire. Trovarsi tra la popolazione. Lei ci ha detto che si trova. Loro stanno sotto il tunnel tutti quanti. Lei ci ha detto che si trova al sud della striscia di Gaza. L'omicidio passava al suolo soltanto civile, non altissimo lì. Sì, poi ecco, dove appunto. Andare, perché anche lì al sud di Gaza, anche del varco di Rafah, è già chiuso, nessuno può uscire, nessuno può entrare, e anche di quelli che si parlavano di corridoi umani, non finora niente, zero, c'è la popolazione lasciata a se stessa, sono altissimo il numero di morti, finora anche se le vedete tutte l'analisi, tutte le, anche lì, anche del Ministero della Sanità, più del 50% delle vittime sono bambine, donne, anziani. E questo è un omicidio praticamente. Poi ora a Gaza manca luce, manca acqua, manca un corrente. Sì, manca lei infatti tutto, mi ha detto che è riuscito a caricare. Mi scusi, lei mi ha detto che è riuscito a caricare il suo telefono perché usate, come dire, i pannelli solari per farlo. Usiamo le batterie delle macchine, sì. Quelle che non c'è. Quello che volevo sono capire. Da tre giorni è praticamente tutta Gaza in blackout. Sì. Quello che però volevo capire è, siccome noi in questi giorni stiamo raccontando Gaza e stiamo cercando di far spiegare, di far capire anche al nostro pubblico che lì. Purtroppo le infrastrutture civili e le infrastrutture militari spesso sono molto contigue e vicine, e quindi quando ci sono gli attacchi di Israele, nel colpire le infrastrutture militari spesso ci sono anche quelle infrastrutture civili. Allora, loro non colpiscono infrastrutture militari, colpiscono da case, palazzi, praticamente colpiscono la gente civile, perché strutture militari sono dentro, sottoterraneo, non si vedono perché non sono belle strade, anche tutte quelle vedete, tutte la gente che soccorre sono tutti civili, non sono militanti di Hamas. Quindi, o ci sono perché lei le caserne, ci conferma che le, di Hamas. Lei ci sta confermando che le infrastrutture militari sono in questa cosiddetta metropolitana di Gaza, come viene chiamata, dove sotto ci sono le infrastrutture militari. Va bene, grazie. Poi torneremo da lei. Sharon Nizza si trova a Gerusalemme e adesso c'è un altro grande ospite, oltre che essere un amico personale, che è Luca Telese, che tutte le sere, che la domenica sera su La 7 con Marianna Aprile conduce una straordinaria stagione di In Onda, vice direttore di TPI. Buongiorno David. Ciao caro Luca, buongiorno. Vi voglio portare con Sharon Nizza e Padellaro, ancora qualche minuto può stare. Luca, voglio portarvi dentro Gerusalemme. Anzi, voglio portarvi nella città vecchia di Gerusalemme, della città sacra per tre religioni. Oggi è una giornata molto particolare, c'è stata questa chiamata alla manifestazione, alle armi di tutto il mondo arabo. Questo è un chilometro, questa è Sharon Nizza che sta cercando di raggiungere il posto. Gli accessi alla città vecchia saranno limitati oggi. C'è grande paura per la preghiera del venerdì. Allora, ai telespettatori dobbiamo spiegare che oggi questo può diventare un luogo esplosivo. Perché? Perché ci sarà la preghiera del venerdì, questa è la famosa spianata delle moschee, dove c'è la moschea di Al-Aqsa, l'operazione che ha lanciato Hamas, si chiama proprio, fa proprio riferimento, evoca questo luogo, c'è il quartiere islamico, c'è il Santo Sepolcro, c'è il quartiere ebraico, parliamo di un chilometro quadrato che oggi potrebbe diventare l'epicentro di qualcosa di drammaticamente importante, drammaticamente grosso, e speriamo che non sia così, ovviamente. Sharon Nizza si trova a Gerusalemme, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto volevo chiederti qual è la situazione a Gerusalemme, a poche ore dall'inizio della preghiera, la festa ebraica dello Shabbat inizierà all'imbrunire e quindi, diciamo, si mescolano queste due grandi questioni. Prego. Poi Teresa. Allora,
La situazione no, in realtà la situazione sul campo, allora la città vecchia è deserta assolutamente, ci sono qualche i caffè nel quartiere cristiano soprattutto sono aperti, ho fatto qualche chiacchiere con le persone, la preghiera, al momento dietro di me potete vedere il muro del pianto, c'è qualche fedele che prega e posso dirvi che in questo momento sulla spianata è in corso il sermone, sulla spianata delle moschee, spianata del tempio, spianata delle moschee, è in corso il sermone, la preghiera ha delle restrizioni per i musulmani, ha delle restrizioni, non mi è ancora ben chiaro, adesso quando mi avvicinerò capirò meglio, ma a quanto pare c'è una limitazione di uomini, sì, tra i 25 e i 50 anni, come spesso succede, però sì, la preghiera si sta svolgendo, si sta riempiendo la spianata. E non c'è nessuna limitazione all'entrare in città vecchia, nel senso che chi vuole entrare, non è che ci sono degli soldati nelle porte della città vecchia che dicono non entrate, assolutamente si entra senza problemi, ripeto, la gente qua beve il caffè, qui poche persone che ci sono, dentro a Santo Sepolcro anche deserto, c'era un gruppo di pellegrini cattolici. Quindi al momento sì, questa situazione qui. In parallelo la chiamata che ha fatto Khaled Meshaal, il capo, uno dei capi, uno dei leader di Hamas, che è di base a Doha in Qatar, già martedì in un discorso che ha tenuto chiamando, invocando la jihad globale per questo venerdì, non solo limitata, cioè rivolta al pubblico arabo, ma chiaramente in tutto il mondo, motivo per cui le comunità ebraiche di tutto il mondo, compresa quella italiana chiaramente, hanno il livello di allerta massimo, e io personalmente, quantomeno così ho sentito, di un sacco di persone che non hanno mandato i figli alla scuola ebraica, anche a Milano, quantomeno questo è quello che so. E anche a Roma, lo posso in parte confermare, purtroppo, lo posso personalmente confermare. E arrivo subito a Luca Telese, volevo però salutare Antonio Padellaro con un'ultima considerazione, cioè c'è in viaggio in questo momento, c'è Tajani che è appena atterrato in Israele, Blinken, il segretario di Stato americano, sta compiendo un tour, chiamiamolo così, in cui incontrerà gli egiziani, incontrerà i leader dell'Arabia Saudita, insomma c'è anche una diplomazia al lavoro con quelli che sono, sì, i paesi che hanno in qualche modo avviato, l'Arabia Saudita da poco, qualche rapporto con Israele. Ti voglio però far sentire cosa hanno detto i militari sul fatto di abbandonare Gaza, l'esercito israeliano, l'appello che ha fatto a Gaza, sentiamolo. What I want to share with you first is a humanitarian step that the IDF is taking in order to minimize civilian casualties. And I would like to read verbatim, word for word, the message that we sent, obviously in Arabic, to the local population in Gaza City, informing them of the need to evacuate from where they are for their own safety. This is the message. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City, from their homes, southwards, for their own safety and protection. Allora, questo è l'appello dell'esercito israeliano a lasciare Gaza. Notizia di pochi secondi fa. Hamas blocca le strade per impedire la fuga degli abitanti. Ve la sto leggendo così come è stata battuta dall'ANSA. Hamas sta erigendo posti di blocco e barriere per impedire agli abitanti di lasciare Gaza City. Un commento subito del nostro Antonio Padellaro, che poi ringrazio, nonostante la voce è riuscito a rimanere con noi. Prego Antonio e gli altri ospiti. Allora, è chiaro che la politica, la strategia di Hamas è il tanto peggio, tanto meglio, no? Quindi in questa prigione a cielo aperto, adesso Hamas sta cercando di non far scappare i civili perché vuole che Israele si macchi, diciamo tra virgolette, di ulteriori stragi. Detto questo, però, volevo dirti, Davide, una cosa. Una volta tanto, a proposito della politica italiana, di Tajani che sta facendo i suoi viaggi, si è mostrata meglio di come la descriviamo, perché in Parlamento si è creato un fronte unico di solidarietà nei confronti di Israele, anche di preoccupazione per quello che dovrà accadere. Ecco, io vorrei che questo senso di responsabilità una volta tanto si trasferisse anche all'informazione, non a quella sul campo
di cui voi siete veramente un esempio meritorio, grazie ai vostri inviati. Ci proviamo. Ma l'informazione della carta stampata, dove è in atto in questo momento una specie di regolamento di conti incomprensibile, o forse troppo comprensibile. Ecco, cerchiamo di essere tutti molto seri, perché nelle ore stanno arrivando delle ore veramente ancora forse più drammatiche di quelle che il mondo ha vissuto il 7 di ottobre. Grazie, grazie Antonio, credo, so già che ci rivedremo presto, grazie. Luca Terese l'ho salutato e sono molto felice di averti oggi con noi, poi domenica ci darai qualche anticipazione sulla puntata con Marianna. Silvia Sciorilli Borrelli, benvenuta, buongiorno, firma buongiorno del Financial Times. Volevo farvi rivedere, perché lì ora tutto si sta concentrando, da una parte il chilometro quadrato dove ci sono le tre grandi religioni monoteiste, che oggi vive Gerusalemme un clima assolutamente particolare. Le immagini che ci giungono in diretta da Gerusalemme, ve le vogliamo far vedere, sono immagini assolutamente insolite per il venerdì. Il venerdì in Israele è una grande giornata di festa, sia per gli ebrei che aspettano l'arrivo dello Shabbat, sia per il mondo musulmano. Quella immagine che ci arriva in diretta da Gerusalemme ci mostra una Gerusalemme totalmente inedita. Questo chilometro quadrato, luogo di tutte le tre grandi religioni monoteiste, oggi si presenta così. E Sharon Nitzer è lì e sta cercando di capire se è possibile arrivare al muro del pianto. Dall'altra parte abbiamo con noi il nostro amico che ci sta monitorando la situazione di Al Jazeera. Il racconto di Al Jazeera lo sentiamo tra poco. Intanto saluto da Gaza la testimonianza che ci ha portato Sami Abu Omar. Grazie per essere stato con noi. Ha qualcos'altro da aggiungere? Sì, io aggiungo praticamente, diciamo, a tutto il mondo è praticamente quella situazione, perché ci sono tante notizie false che escono anche ora praticamente dall'ANSA, anche perché non ci sono militanti di Hamas per le strade, perché tutti hanno paura, non ci sono. Poi un'altra cosa deve sapere il mondo, che se non avremo il nostro Stato non sarà mai pace in quella zona, perché e deve il mondo tutto lavorare a darsi lo Stato palestinese per convivere con l'altro, altrimenti le cose continuano, non si fermano mai. Va bene, e allora ci proveremo a ricollegare nei prossimi giorni. Lei dice, non è vero, ma qui arrivano le conferme anche dalle altre agenzie internazionali, anche perché è Hamas stesso che l'ha detto, cioè io capisco. Allora, introduciamo sì, subito. Sì, l'ha detto, però non ci sono praticamente queste... No, introduciamo subito. Luca... Magari stanno accadendo adesso queste cose. Introduciamo subito Luca Telese. Lei è collegato. Allora, Al Jazeera, il nostro racconto che per ora vi stiamo facendo noi, perché riteniamo importante che la voce del mondo arabo venga raccontata dai media di informazione. Quindi Al Jazeera è la TV araba che ha sede nel Qatar. Il Qatar ha un ruolo molto particolare, importante in tutta questa vicenda. Chiederei subito a Fuad Rueia di dirci che cosa sta dicendo Al Jazeera nel giorno del venerdì, preghiera, giorno sacro per il mondo islamico. Vai. Sì, buongiorno. Allora, questa mattina Al Jazeera ha iniziato le trasmissioni a partire da sempre di fronte all'ospedale El Shifa, nel sud della striscia di Gaza, dove un padre con in braccio il sudario di suo figlio neonato ribadiva il rifiuto di accettare l'ultimatum dell'esercito israeliano. 1.100.000 palestinesi dovrebbero spostarsi verso il sud della striscia, secondo quanto richiesto dall'esercito israeliano, mentre la risposta che viene trasmessa dal Jazeera, almeno da parte sì, della popolazione di Gaza, è assolutamente contraria rispetto a quella che viene percepita come una nuova deportazione. Al Jazeera fa anche una cronaca molto dettagliata delle ultime evoluzioni tattiche, con il lancio di circa 150 razzi verso la cittadina israeliana di Ashkelot. Ashkelon. Non ti preoccupare. E ci sono anche delle immagini che riguardano la reazione israeliana attraverso il sistema di difesa Iron Dome, la cupola d'acciaio. Si vedono le esplosioni di molti di questi missili nel cielo sopra il territorio conteso, per così dire. Però anche il passaggio di molti missili, e si parla anche della nuova tattica delle brigate Al-Qassam, che lanciano questi razzi
con differenti gittate e differenti direzioni in modo da confondere il sistema tecnologico. Grazie italiano. Fuad, per la tua puntuale racconto di quello che dicono i media arabi, in particolare Al Jazeera. Nei prossimi giorni collegheremo anche Al Arabian, che è invece l'altra grande emittente che ha sede in Arabia Saudita, e qui i due racconti vedremo che divergeranno forse un po'. Borgonovo è il vice direttore della Verità. Allora Luca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Luca, ti voglio portare da te subito un commento su quello che sta accadendo da una parte a Gaza e dall'altra a Gerusalemme. A Gaza, ridatemi la cartina, c'è da una parte l'esercito israeliano che dice avete 48 ore per spostarvi da Gaza City, che si trova sostanzialmente al nord, per spostare la parte della popolazione sempre dentro la Siria di Gaza, quindi non deportarli, ma spostarvi verso il sud, verso il famoso valico di Rafah, che rimane a tutt'oggi chiuso. Anche qui bisogna capire se per volontà dell'Egitto, per volontà di Israele. Fatto sta che oggi questo valico è chiuso, chiuso. E Israele dice avete 48 ore di tempo, le indiscrezioni, quello che ho sentito anch'io oggi, l'attacco potrebbe partire domenica sera, avete tempo 48 ore per spostarvi da qua. Hamas dice no, e propaganda di Israele, nessuno si deve spostare. Luca, questo intanto è oggi. Beh, intanto oggi è il giorno per noi della conferma dell'uccisione dei bambini, no? Finalmente è chiusa qualunque discussione, quindi è stato un delitto efferato, orribile, commesso soprattutto contro minori. Le foto dei neonati nella culla intrisa di sangue sono per noi un'immagine indelebile. Ha scelto di pubblicare le foto. Poi è il giorno della follia di Gaza. Io sinceramente non capisco come noi possiamo accettare questo. Cioè si dice spostatevi dove? C'è già una folla che, come hai spiegato, è ammassata a Rafah, ma non possono passare, sono sotto i bombardamenti, il bollettino, che sarà già sicuramente superato, dice che 1536 vittime, 500 bambini, 276 donne. L'immagine che a me ha colpito ieri è quella della giornalista palestinese che piange mentre arrivano i corpi di questi bambini con l'orsacchiotto in mano, bambini palestinesi, senza neanche un'ambulanza. Quindi quella è una trappola per topi, e ci sono dei civili, 2 milioni di persone forse, che sono intrappolati dentro queste due tenaglie. Da un lato gli integralisti di Hamas, dall'altro la rappresaglia di Israele. Poi è la giornata degli stranamore matti. Cioè in Italia abbiamo un dibattito surreale. Tu la chiami rappresaglia di Israele, nel senso che lì però, come la chiami tu? Ora c'è, no, io non voglio io definirla. La chiamo rappresaglia. Te lo chiedo, la chiamo come un governo di unità nazionale per la prima volta. Ma anche la quello sinistra è il governo israeliana che la comanda. Ma che cos'è? Cosa sta accadendo? Cioè se sono morte 1500 persone e mentre parliamo sono diventate 1700, se si bombarda ogni giorno e di questi 500 sono bambini, fra l'altro non sono dati che il governo israeliano contesta. Cosa vuol dire? Che sono stati uccisi 500 bambini. Almeno, e non pensiamo che siano dei militanti di Hamas. Israele dice, e siccome hai un ospite che ti ha detto giustamente che la gran parte dei terroristi lavorano dentro la metropolitana, come si suol dire, quelli sono dei civili. Stiamo accettando che siamo bombardati dai civili, e ti dirò di più, questo è l'ultimo anello che ti do. Siamo nella giornata degli stranamore, cioè popolato di matti i nostri colleghi che stanno sostenendo che è legittima la rappresaglia. Io ieri ho sentito il direttore Libero, Mario Seghi, un nostro collega che conosciamo bene, dice ma se li ammazzano anche tutti va bene, si legittima questa... No, non ha detto se li ammazzano anche tutti, nel senso sì, che Israele no ha diritto, cioè, se poi ci saranno dei danni collaterali, compresi gli ostaggi, cioè si teorizza che anche gli ostaggi possono e devono morire. 13 se ostaggi sono già morti, appagare. 13 bene, ostaggi questo è il comunicato di oggi di Hamas. Sono già morti, ma Hamas, io ti pongo sì la domanda, siccome la rappresaglia è ciò che è più di ogni altra cosa bandito da qualunque convenzione civile, e questo lo sappiamo, come si può parlare così liberamente della possibilità di ammazzare dei civili? Poi l'altra domanda è però se nessuno, noi fossimo però, scusa, là... Non è che Israele dice ammazziamo i civili, tutt'altro. Dice noi dobbiamo distruggere Hamas, questo è l'obiettivo ma militare. Ma nel frattempo si ammazzano dei civili? Io ti sto chiedendo in sì italiano come lo racconti. Sentiamo, faccio questa domanda a te, se perché a mi me contesti un termine. Qual è il termine che useresti? Io ti posso semplicemente dire che quando ci fu il bombardamento di San Qual Lorenzo è il termine no, che no, useresti? Quando gli americani bombardarono il quartiere di San Lorenzo a Roma
e fu raso al suolo, o quando bombardarono, gli americani uccisero. Ma non in quella con gli americani, anche tu stai contestando il termine che uso io. Qual è il termine che useresti tu? Io per dire che sono morti 1500, è un'operazione militare in cui per muoiono 500 Hamas. Bambini e 276 in una donne guerra, in cui sono colpiti anche gli ospedali. È chiaro, ma infatti lo stiamo dicendo. Non è chiaro. Silvia Cerilli Borrelli. Allora, il Financial Times sta dedicando grande attenzione anche a come la diplomazia internazionale si sta muovendo in questo contesto. Ma non è, torniamo, e ti voglio far commentare questo, il viaggio di Blinken, il segretario di Stato americano. Ieri abbiamo mandato in onda il suo intervento con Netanyahu, ha detto questo fatto, questo attentato di Hamas vale per Israele come se fossero 10-11 settembre in rapporto alla popolazione. Ora, vorrei che tu ce lo raccontassi anche il ruolo che sta giocando l'America. Questo è il viaggio di Blinken, vedete, è partito da Israele, dall'incontro a Gerusalemme ieri, incontrerà, molto importante, faremo un focus tra poco sul ruolo di Abu Mazen, leader laico che sta in Cisgiordania, erede di quella tradizione dell'OLP di Yasser Arafat, è stato in silenzio per le ultime 48 ore, ieri Abu Mazen ha parlato, fatto importante. Blinken poi andrà in Arabia Saudita e tornerà in Egitto. Quindi questo è quello che abbiamo chiamato il tour del Medio Oriente del segretario di Stato americano. Allora, il ruolo della diplomazia americana in questo momento, secondo la tua analisi? Allora, Davide, intanto rispetto a quello di cui parlavate fino a qualche secondo fa, vorrei anche sottolineare quello che ha detto Blinken ieri, secondo me è un messaggio fondamentale, e cioè che Israele ha diritto a difendersi, ma la differenza tra come si difende una democrazia e come agiscono i terroristi è proprio anche nel come si risponde, questo proprio per evitare che ci siano ancora centinaia e centinaia di morti civili che non possiamo accettare né da una parte né dall'altra. Dopodiché io credo che gli Stati Uniti in questo momento sono scesi in campo perché il rischio qui è che questa guerra, questo conflitto si possa trasformare in una guerra molto più vasta che coinvolge anche altre nazioni ed altre potenze in quella regione, e quindi diciamo uno scenario potenzialmente catastrofico. Sappiamo che Hamas ha dietro l'Iran, abbiamo visto che ci sono parecchi fronti, sicuramente il tentativo è quello di cercare di come dire, calmare le acque. Gli Stati Uniti ormai da anni, già dalla presidenza Trump, hanno cercato di promuovere una distensione tra Israele e i paesi arabi, ci sono stati alcuni paesi arabi che negli ultimi anni hanno intrapreso relazioni diplomatiche che non avevano mai avuto prima con lo Stato di Israele, questo diciamo era uno sforzo degli Stati Uniti che chiaramente adesso rischia di essere interrotto, probabilmente verrà interrotto, e lo scenario che ci aspetterà dopo questa guerra sarà uno scenario molto diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma sicuramente adesso l'obiettivo è di non far sconfinare questa guerra e non farla tramutare in un conflitto che poi può coinvolgere altre potenze di quella regione, e lì davvero l'escalation potrebbe essere davvero drammatica e pericolosa, quindi quella adesso è la priorità. Allora, Francesco Borgonovo, le due novità che provavamo a raccontare in questo momento, da una parte riguardano il Hamas che blocca le strade per impedire la fuga degli abitanti, e dall'altra Putin che è tornato in questi giorni, diciamo così, i russi sono molto attivi sul versante di quello che accade in Medio Oriente. Putin dice perdite civili sarebbero inaccettabili qualora Israele dovesse entrare a Gaza. Quindi diciamo la Russia si sta, rispetto anche a una storica, come dire, amicizia con Israele, si sta spostando sul fronte Gaza, prendendo una posizione molto netta, molto precisa contro Israele. Abbiamo però da far vedere Blinken e Netanyahu? Vediamolo, così lo commentiamo. Solo quello ha detto. President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side.
We democracies distinguish ourselves from terrorists by striving for a different standard, even when it's difficult. Our humanity, the value that we place on human life and human dignity, that's what makes us who we are. And we count them among our greatest strengths. That's why it's so important to take every possible precaution to avoid harming civilians. Allora, vediamo tre notizie importanti che poi commentiamo con Borgonovo, Terese, Sciorilli Borrelli e tutti gli altri. La prima, Tajani è in visita a Gerusalemme, il ministro degli esteri, e dice Hamas come ISIS sono dei terroristi, degli assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese. E poi invece c'è un'altra notizia che riguarda, come vi dicevo prima, la Giordania. Se mi date la cartina ve lo voglio mostrare. La Giordania, che è alleata di Israele come l'Egitto, hanno accordi e quant'altro da tempo ormai, la Giordania impedisce le proteste al confine con Israele. L'esercito giordano ha impedito a dimostranti di avvicinarsi alla frontiera con Israele, lo riporta il giornale israeliano Haaretz, dando una giusta e importante rilevanza a questa notizia, perché insomma anche la Giordania, come dire, anche grande lavoro di Haaretz, grande quotidiano indipendente assolutamente israeliano, che anche in questi giorni sta, che ci ha dato un altro elemento importante che vorrei ricordare, cioè l'incredibile frase scappata o dichiaratamente pronunciata da Bibi Netanyahu, in cui diceva chi vuole distruggere l'OLP deve finanziare e sostenere Hamas. È una polemica antica, certo. È una polemica antica, però in questo momento molto attuale, perché la cosa che a me colpisce, mentre in Israele la società civile, gli intellettuali, gli scrittori stanno condannando e continuano a condannare anche nel clima di unità civile, distinguendo molto bene la politica di Netanyahu e le sue responsabilità, qui in Italia c'è il povero Zaki, ora gli hanno annullato un altro festival, non so se già avete dato questa notizia, no? Brescia. Non può andare a Brescia perché ha sostenuto che Bibi Netanyahu è un serial killer. Ora, a parte il termine, ma veramente se c'è una persona che ha grandi responsabilità in quello che è accaduto, quello sicuramente è Netanyahu. Da noi in Italia, lo diciamo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, le manifestazioni pro-Palestina che noi vi abbiamo raccontato ci sono state anche all'interno delle università, le vedremo anche oggi, e non sono state vietate, a differenza di altri paesi, perché Francia, Stati Uniti e Germania hanno vietato. Io per ora sono contento che per ragioni di non ci siano ragioni di sicurezza e quindi le manifestazioni... No, ma già dare la notizia così, scusa, in un paese civile le manifestazioni non vengono proibite, certo. Non abbiamo proibito il fatto, sai che lo abbiamo raccontato, che ogni sabato andassero in piazza i Novax completamente in preda alla follia, cioè sarebbe assurdo che ci fossero delle manifestazioni vietate per in quale Francia, motivo. In Francia, negli Stati Uniti e in Germania lo hanno, sì, fatto. Ma non è che se lo fanno loro una cosa infatti giusta. Può essere che sia sbagliato, io non, su questo non ho elementi. Francesco Borgonovo, il tuo giornale oggi dice Hamas usa i palestinesi come scudi umani, questa è stata la vostra apertura. Che è vero. È un fatto, mi pare. Mi pare che sia un fatto anche che quando andavano in piazza i famosi Novax abbiamo mandato la polizia a caricare, abbiamo mandato gli idranti, quindi non c'era molta gente che si battesse per il loro diritto di parlare. Io penso che sia che una democrazia si distingua proprio perché permette alle persone di dire quello che pensano. Che Moni Ovadia venga cacciato da un teatro, si chieda la sua testa dalla direzione di un teatro perché esprime una posizione critica su un governo, mi sembra una schifezza. Che Zaki, di cui non condivido niente, certo, non un'unghia, gli tolgano la presentazione del libro, mi sembra una cosa indegna. Che si vietino le manifestazioni, sì. Bravo, lo fa Francesco. La Francia per ragioni di sicurezza, ma sappiamo come venga poi gestita la sicurezza lì, con le targhettine, le letterine, insomma c'è molto da dire sul controllo sociale. Io credo che noi dovremmo anche un po' uscire però da questa situazione di tifo, no? In cui dalla ucrainizzazione di questo conflitto in cui ci siamo buttati proprio a pesce, come sempre. Quello che abbiamo sentito, a parte la cosa abbastanza grottesca di Blinken che parla di diritti umani e della forza delle democrazie, sì, gli americani parlano di diritti umani e della forza delle democrazie, vadatelo a chiedere agli iracheni cosa pensano delle democrazie che non uccidono i civili, ma il punto però è esattamente questo, no? Cioè quello che dice, se per quanto sia ipocrita, è vero,
Cioè, una democrazia deve affrontare questi conflitti con una responsabilità diversa, ad esempio non vietando le manifestazioni, ad esempio facendosi carico anche di non ammazzare i civili. E se si entra nella striscia di Gaza in forze, casa per casa, o se si continua a bombardare, è inevitabile che si uccidano i civili. Purtroppo muoiono i civili perché Hamas li utilizza come scudi umani, non da oggi. Allora scusami Francesco, oggi. Ti interrompo solo, poi lo riprendiamo dopo la pubblicità, perché ovviamente arrivano le notizie, le dobbiamo dare. Lanciati missili sull'aeroporto di Tel Aviv. A dirlo non è fonte israeliana, ma è Hamas stessa. Allora, dopo la pubblicità lo riprendiamo. ANSA, due croci, che nel linguaggio, come dire, no, nostro del giornale, vuol dire delle notizie, massima attenzione, lanciati missili sull'aeroporto di Tel Aviv. Adesso, dopo la pubblicità, vi daremo... Era attaccato un commissariato, cioè continuano a fare attentati. Vi daremo subito altri aggiornamenti e poi andremo a Segrate, dove la moschea di Segrate, con Ali Abu Shuaima, la nostra Isabella Ciotti, è lì, si sta preparando alla preghiera del venerdì. Ali Abu Shuaima, buongiorno e benvenuto, e sentiremo anche ovviamente il suo commento e come la comunità musulmana in Italia si sta preparando a questa giornata. Allora, la pubblicità e altri aggiornamenti sui missili lanciati sull'aeroporto David Ben Gurion di Tel Aviv. A tra poco. Allora, come vi dicevamo poco fa, stiamo cercando di raccogliere altre notizie. A dirlo è Hamas stesso, è stato lanciato un attacco missilistico sull'aeroporto David Ben Gurion di Tel Aviv. Ora, l'aeroporto di Tel Aviv è un aeroporto civile, quindi non è un aeroporto dal quale partono gli aerei militari. A dire questo è l'ala militare di Hamas, riportato dall'agenzia di stampa TASS. Saluto intanto Oded Halamit, che è il cugino di due degli ostaggi che in questo momento si trovano nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza, che si trova collegato da Kokav Yair. Buongiorno Oded. Buongiorno. Allora, intanto lei, i due ostaggi, che cosa le ha detto il governo, il governo israeliano? Lei come, in queste ore, come le sta vivendo? Quali sono le comunicazioni ufficiali che riceve? Per essere sincero, prima mi riscalda il cuore vedere quanto tutto il popolo italiano prende a cuore la nostra situazione. Volevo dire grazie. La seconda cosa che volevo dire è che ce ne sono piuttosto 800 cadaveri, e le capacità dello Stato è limitato e non ha identificato tutti i cadaveri. Io sono nella situazione in cui spero che mio cugino e sua moglie, il mio cugino era ammalato ecco le foto. A rotelle. Certo. Doveva avere tanto medicamenti. Aveva un filippino che la aiuta, e credo che sia in italiano abadare. Il badante, sì. Quindi c'era suo cugino, sì. È in sedia a rotelle, aveva una persona che si prendeva cura di lui, ora si trova ostaggio nelle mani di Hamas, questa è la questione. No, io spero che sia ostaggio, perché io credo che le grandi probabilità sono che sia adesso morto, perché una giornata prima di ieri l'ambasciata di Filippino ci ha mandato un annuncio che il cadavere di Paul, il suo abbadante, era identificata. Caspita. E allora è solamente una speranza che siano in Gaza. Quindi lei dice, chiaro, lei dice nella tragedia dobbiamo sperare, che è una speranza incredibile, che questa persona in sedia a rotelle sia ostaggio di Hamas, però il suo badante è morto, il suo badante filippino. Allora, esattamente. È terribile.
capisco che, cioè, uno dice la mia speranza è che sia vivo anche se ostaggio di Hamas. Allora, torno tra poco da lei, volevo commentare con Telese però in diretta quest'altra notizia. Israele dice l'evacuazione di Gaza richiederà del tempo. Allora, proviamo a commentarla, intanto a leggerla insieme perché mi sembra importante. Allora, dice, postiamola in diretta. Comprendiamo, dice Israele, che l'evacuazione della popolazione richiederà tempo. Stiamo adesso verificando le cifre. Lo ha affermato il portavoce militare di Israele, Daniel Hagari. A suo parere potrebbero essere necessarie più di 24 ore. Cioè, la strategia israeliana, Luca, sembra essere questa, quella di continuare a dire noi aspettiamo a fare l'intervento, il nostro obiettivo militare è distruggere Hamas e recuperare i 130 ostaggi, facciamo appello a evacuare la striscia di Gaza, e Israele dice ci vorrà del tempo, richiederà, cioè è Israele stessa che dice richiederà tempo. Mezzo milione di persone in quanto? In 24 ore, 48, 48. Ore? 48. A me sembra incredibile, cioè tutto quello che abbiamo sentito anche da Blinken, cioè ci dice che una democrazia deve riuscire a difendersi senza mettere nel mirino delle vittime civili. Quindi se vogliamo non dare armi di odio ad Hamas, se non vogliamo creare cicatrici, se non vogliamo creare un nuovo risentimento che porta anche delle persone insospettabili e moderate a, diciamo così, simpatizzare magari in maniera camuffata per gli assassini di Hamas, bisogna evitare questa rappresentazione della strage. Allora, la grande domanda che ci facciamo in queste ore è, abbiamo visto le manifestazioni dei palestinesi in Italia, non abbiamo sentito però appunto distinguo, cioè dire Hamas sbaglia, Hamas è un problema per il popolo palestinese, questo non l'abbiamo mai sentito, magari lo sentiremo nei prossimi giorni. No. L'hanno detto. Cioè, a onor del vero va detto che ci sono invece esponenti della comunità islamica che lo hanno detto, e come, che Hamas è un problema. Lo hanno detto parlando con me, ad esempio, ma ripetutamente. E tra l'altro va ricordato proprio i fini della reazione israeliana. Io non ho alcun problema a definirla rappresaglia e penso che sia legittima, però. Cioè, la rappresaglia dopo quello che è successo è legittima, e ha ragione Putin, che tra le altre cose ha detto Israele ha il diritto di difendersi, ma bisogna anche risolvere pacificamente la questione. Credo che sia la posizione più saggia, anche se viene da Putin, qualcosa potrebbe creare del disturbo a qualcuno. Dopodiché Hamas è lì al potere con un colpo di Stato. Ha fatto delle elezioni nel 2005-2006, adesso non ricordo esattamente, ma poi non sono più state fatte. Questo va ricordato. Cioè, significa che ci sono delle persone che sono ostaggio di quel movimento e quelle persone devono essere tutelate. E mi sembra molto giusto che Israele dica ci prendiamo del tempo. Poi una risposta militare è inevitabile. Che dovrebbe fare Israele, soprattutto Netanyahu, che ha improntato la sicurezza, no? Una certa determinazione le sue politiche. Dopodiché, se vogliamo distinguerci da quelli che ammazzano i bambini, che fanno gli attentati, che sparano su un aeroporto, che ieri hanno attaccato una stazione di polizia nella città vecchia di Gerusalemme, con uno armato che entrava dentro, dobbiamo evitare certi toni che finché li usa Netanyahu, che è un presidente in guerra, cioè sentir dire che è come l'ISIS, semplicemente non è vero. Sono situazioni estremamente diverse. Non è vero che con l'ISIS deriva dal fatto che sono stati nei kibbutz presi donne e bambini, le foto delle decapitazioni noi non le abbiamo pubblicate, cosa, ma le avete viste, e quindi su quello si diceva è una cosa intollerabile, però non possiamo Francesco, aspettarci. Però c'è la lingua della violenza di Hamas, è molto simile a quella dell'ISIS. Oggi ricordavamo un video, se ti ricordi, dello sgozzamento dei piloti egiziani cattolici, cristiani. Ecco, quella estetizzazione della violenza mi sembra molto vicina a quella che Hamas fa per lanciare un messaggio politico, che il messaggio non è una causa palestinese, è Allah Akbar, è una causa ideologica e religiosa. Ma noi questa roba qua la dobbiamo evitare, perché noi abbiamo il privilegio di non essere sotto le bombe, a differenza degli israeliani. Abbiamo il privilegio di essere lontani da questa cosa, e quindi la lingua della violenza sarebbe meglio che non la utilizzassimo. Quando la comunità internazionale comincia a fare la polarizzazione,
Allora è molto pericoloso, perché dobbiamo ricordarci che, per quanto mi ripugni Hamas, e spero che sia distrutta, perché sta usando il popolo palestinese per una causa, per quella causa politica che dici tu, e per chiamare al jihad altre persone, la causa palestinese non nasce come causa religiosa, è stata islamizzata, certo, in maniera artificiale, proprio perché serviva a richiamare gli altri, tra l'altro gli altre nazioni. Scusami, musulmane, Francesco, solo un secondo però, perché vi diamo due notizie. Delle grandi reazioni. In questo momento ancora razzi sulla città di Ashkelon, che ve la facciamo vedere, si trova a nord di qui, Gaza. Esattamente, si trova a nord della striscia di Gaza, eccola qui la cittadina di Ashkelon, proprio al confine, è una Ashkelon e Ashdod, sono le due città in questo momento più vicine, città quindi, diciamo, non kibbutzim, non villaggi, ma sono proprio delle città a pochissimi chilometri da Gaza e sono ancora attualmente bombardate. Quindi questa è la situazione, mentre assegnazione 8 ci porta a Baghdad, mandiamo in diretta le immagini, dove, come vi dicevo, il venerdì è il giorno della grande preghiera e della dunata, si stanno preparando manifestazioni un po' in tutto il mondo arabo. Queste sono le immagini, vedete, con la bandiera risveglia in qualche modo quello che è l'orgoglio del mondo arabo, questa chiamata manifestazioni alla guerriglia, non lo so in che cosa si trasformerà. Sai, Davide, qui c'è un'altra implicazione di cui Hamas è colpevolmente consapevole. Francesco, capisco lo spirito, ma l'idea di Hamas è: se costringiamo, se Israele cade nella trappola di sterminare molti civili e considerarla una legittima rappresaglia, il mondo arabo insorgerà contro Israele a nostro favore. Succederà. Questo è un rischio enorme. Non succederà questa roba. Silvia Sciorilli Borelli, certo che ci stanno provando, ma non succede questa cosa. Fermi, cioè, scusate. Stanno facendo macellare della gente per una cosa che non accadrà. Allora, questa... Perché se ne stanno... Scusami, attacco in una scuola in Francia, diversi feriti. Allora, quello che purtroppo vi dicevo, sì, è confermata. L'aggressore ha gridato all'Akbar e in Francia c'è stato un attacco terroristico ad una scuola. Allora, lo vedi che c'è il rischio della jihad? Allora, è un gioco consapevole. Ma questi non sono gli stati. Scusate, pubblicità, poi torniamo. Hamas gioca al massacro. Lo proviamo a approfondire. Notizia drammatica, attacco in una scuola in Francia, probabilmente è una scuola ebraica. Adesso questo lo verificheremo. L'aggressore ha gridato all'Akbar, questo forse spiega anche perché in questi giorni la Francia, con una grande presenza importante di musulmani, no? di arabi in Francia, l'allarme era altissimo. Ci collegheremo poi per vedere anche in Italia qual è la situazione, a tra poco. Mamma mia. Allora, gli ultimi aggiornamenti di Gila 7, Luca Speciale, buongiorno. Buongiorno Davide, allora ripartiamo dalla notizia che hai dato in chiusura di blocco, quello che è stato poco fa un attacco terroristico in un liceo nel nord della Francia, ad Arras, dove un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante, ha ferito diverse persone, è stato poi bloccato, come riferisce anche il ministro dell'interno francese Darmanin. Quest'uomo, durante la sua azione, ha gridato alla Akbar. E chiaramente è una notizia che adesso avrà sviluppi, ulteriori conferme, ulteriori dettagli. Tutto questo nel venerdì della rabbia, come era stato chiesto da Hamas. Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, ci sono migliaia di civili in fuga da Gaza dopo la notizia che nel nord della striscia ci saranno delle operazioni militari da parte di Israele. Le persone fuggono, Hamas addirittura con blocchi stradali che cerca di fermarle. Lo stesso ONU ha chiesto di fermare questo esodo perché potrebbe avere conseguenze disastrose dal punto di vista umanitario. Nella notte Israele ha colpito centinaia di obiettivi sensibili nella striscia, tra cui anche tunnel sotterranei, e poi c'è la diplomazia che si muove. Tajani, che è arrivato in Israele, dove c'è anche il capo della difesa americano Austin. Tajani, tra l'altro, che ha detto
che ci sarebbero anche una decina di italiani in fuga da Gaza tra le persone che stanno scappando. Insomma, parleremo di tutto questo in un telegiornale purtroppo molto ricco di notizie alle 13.30. Grazie David. Grazie Luca Speciale. E allora l'altra novità che vi possiamo dire è che non cambia nulla, perché non cambia la sostanza. La scuola attaccata in Francia non è una scuola ebraica, ma ripeto, non cambia assolutamente la sostanza delle cose. Il ministro francese degli interni Darmanin ha detto fermato l'assalitore del liceo in oggetto di cui stiamo parlando. Altre novità tra poco arriveranno. Assegnazione 8, le immagini che arrivano da Baghdad delle manifestazioni che si stanno preparando un po' in tutto il mondo arabo per questo che viene chiamato il venerdì del terrore. Allora Dario Fabbri, intanto buongiorno David. Direttore di Indomino, grazie per essere qui. Da te subito vorremmo capire anche il significato, il senso di questo appello, non so se si può chiamare correttamente guerra santa in questo caso, comunque la chiamata alle armi, alle manifestazioni di tutto il mondo arabo. Immagini incredibili che ci arrivano da Gerusalemme, posto che tu, direttore, peraltro conosci molto bene, immagini insolite di un muro del pianto, lì dove c'è la moschea di Oman, insomma, si concentra in un chilometro quadrato tutto il simbolo delle tre grandi religioni monoteiste. E per chi sa, per chi conosce quei territori, il venerdì, quando gli ebrei si preparano alla preghiera dello Shabbat, i musulmani pregano nel loro posto sacro, nella moschea di Omar, il Santo Sepolcro, insomma quello in genere, il venerdì. È il giorno più critico. No? Ma è un luogo anche storicamente brulicante di... È anche meraviglioso in giornate ordinarie, no? Oggi è così. Oggi uno dei simboli delle tre grandi religioni si presenta così. Allora però vorremmo subito intanto da te un commento su queste notizie delle ultime ore. Da una parte l'appello al venerdì, dall'altra Hamas che dice agli abitanti non lasciare le vostre case. Chiaro. E Israele che dice avete 24 ore, poi dopo noi attaccheremo. Beh, si incrociano diversi spunti. Partendo dalla, tu dicevi giustamente, forse è improprio definirla guerra santa. Sì, certo, lo è, siamo in un ambito ideologico. Se c'è qualcosa che da sempre fatica ad essere reale è la concezione di mondo arabo, mondo musulmano, ancora meno, cioè questa sorta di ecumene unita contro un nemico. Non è successo praticamente quasi mai, se non per strumentalizzare la causa palestinese, questo sì. Molti paesi arabi e anche non arabi, prendiamo la Turchia e l'Iran, quindi i due principali imperi della regione, utilizzano storicamente la causa palestinese, gli iraniani non sono nemmeno sunniti, figurarsi, per ribadire il loro panislamismo, cioè per dire l'alfiere della regione siamo noi, il centro nevralgico di questa parte di mondo siamo noi. Tuttavia, nelle opinioni pubbliche di molti paesi arabi, le immagini di abitanti di Gaza colpiti dalla rappresaglia, ovviamente legittima, di Israele, nonostante il tentativo sempre complicatissimo di limitare le perdite civili, genera emozione. Non solo genera emozione in qualsiasi essere umano vedere la perdita di vite umane, anzitutto nell'attacco subito da Israele e quindi anche in quello che sta succedendo a Gaza, non si possono fare distinzioni da questo punto di vista, sebbene qui c'è un'aggressione e una risposta, e questo va sempre ricordato. Non è che Israele ha cominciato a bombardare Gaza da un giorno all'altro così per diletto, per capriccio, chiusa parentesi. Tuttavia in quelle popolazioni, che oltre a essere musulmane sono anzitutto molto spesso antagonistiche dell'Occidente, cioè sono cresciute con una percezione di sé, di distanza netta dall'Occidente, riconoscono in Israele, spesso a torto, una miniatura dell'Occidente intero orientale, il che non può essere vero, ma spesso guardano l'Occidente in questo modo, cioè Israele ne è la protesi. È lì, ma non dovrebbe, discorso annoso, antichissimo, Israele ha ovviamente legittimità a stare dove sta e ci mancherebbe pure, ma in molti strati delle popolazioni limitrofe, arabe o anche persiane o turche, questo riemerge, una questione che va nettamente al di là della religione. Noi dobbiamo immaginare i giovani egiziani, ad esempio, sono pochissimo religiosi, cioè non ci raccontiamo questioni che non esistono, ma i giovani urbani dell'Iran sono pochissimo religiosi, così come non lo sono quasi per niente i giordani. I siriani sono profondamente laici, addirittura ricorderete anche la Merkel li volle più di un milione e diceva a chi la criticava, qui non ci sono jihadisti, queste sono popolazioni perfettamente laiche, figurarsi se esiste il discorso dell'umma, della casa dell'Islam, esiste nell'ideologia, nella propaganda di Hamas. Tuttavia, e chiudo su questo, esiste però un'emotività
che va oltre la religione, che è antagonistica, cioè dire noi siamo l'alterità rispetto all'Occidente e Israele lo incarna, questo nella propaganda, nella pedagogia locale, anche avanzata dai regimi, dagli autocrati, dai partiti, la stessa Fratellanza Musulmana spesso si è servita di questo, esiste. Ultimissimo passaggio sull'evacuazione di Gaza. È chiaro che la richiesta di 24 ore di Israele... Rivediamolo, abitanti del nord di Gaza, dice Hamas, non lasciate le vostre case, quella di Israele è solo propaganda, continua a dire Hamas. Anche le Nazioni Unite hanno detto che 24 ore è impossibile, che un milione circa, Gaza 2.3 più o meno, milioni di abitanti, che un milione, poco meno della sua metà, si sposti dal nord verso sud della striscia è logisticamente impossibile, anche se vi fosse la volontà e le strutture e non vi sono né l'una né l'altra. Però Israele sta segnalando qualcosa, sta segnalando che molto probabilmente quell'invasione di terra accadrà, altrimenti e vuole limitare. Facciamolo vedere nella cartina, direttore, anche... scusami, così certo. Lo capiamo. Allora, perché altrimenti quando si parla di Gaza uno dice, vabbè, Gaza è un territorio, una striscia che è poco... Guarda, vi facciamo vedere le dimensioni, l'abbiamo paragonato con il lago di Garda in questa cartina per farvi capire comunque di che cosa stiamo parlando. Prima di vedere questa, vediamo l'altra. Quell'altra cartina molto bella che mette arriva subito. Grazie alla regia. E poi vediamo di che cosa stiamo parlando. Eccola qui. Allora, diciamo, in termini di proporzioni, è come se la striscia di Gaza fosse grande, poco più del lago di Garda. E ora torniamo all'altra però invece situazione, che è quella che ci porta direttamente a Gaza City. Allora, Fabbri, perché Gaza City adesso arriva... è considerato l'epicentro militare, politico, eccolo qua, siamo al nord ovviamente, no? Varco di Erez, e questo è l'area metropolitana di Gaza City. Quando parliamo di area metropolitana però non dobbiamo immaginare le nostre città occidentali. No, ovvio. A parte che stiamo discutendo del luogo del mondo con la più alta densità abitativa, così per dare un'idea, non esiste luogo al mondo che in uno spazio così ristretto abbia più esseri umani, così... Chi ci ascolta, oltre ad aver visto il lago di Garda, ha la percezione della densità di questi luoghi. La città di Gaza, cioè quella eponima che dà il nome alla striscia, è il luogo dove Hamas ha le sue strutture politiche principali. Il punto che rende complicatissima l'impresa israeliana qual è? Che sono tutte di uso promiscuo, se dovessimo utilizzare un termine della burocrazia fiscale italiana. Cioè certo. Sono strutture che hanno un'apparenza civile o anche reale, cioè sono ospedali, scuole, a volte posticce, molte volte reali, concrete, dentro le quali strutture Hamas ha i suoi uomini, le munizioni, i depositi, i centri di intelligence, i centri di spionaggio. Quindi questa sovrapposizione... Nasconde le famiglie dei suoi dirigenti. Tra struttura militare e struttura civile, che spesso coincide, questo è il grande intrigo che... Assolutamente sì, e rende complicatissima... l'impresa israeliana, se l'obiettivo è, e certamente lo è anche per gli israeliani, non scherziamo, ridurre al massimo le perdite civili, in un contesto come Gaza, lo diciamo anche l'altra volta qui, i bombardamenti chirurgici già non esistono di per sé purtroppo, ma in un contesto come Gaza diventano aleatori, diventa raccontare qualcos'altro. Gli Stati Uniti stanno un po' mettendo le mani avanti, perché anche ieri il segretario di Stato Blinken qualche ora fa diceva, certo Israele ha diritto alla reazione, ma con cautela, facendo attenzione, non è soltanto e soprattutto una questione di ostaggi israeliani e di civili di Gaza, ma anche evitare che il conflitto si allarghi. No? Il ministro degli esteri iraniano, che non poteva mancare, in queste ore è in visita in Libano per segnalare che cosa Israele, ovviamente Hezbollah, partito di Dio, arabo, ma sciita, afferente al Libano, lo gestiamo noi, cioè un nostro cliente in senso latino, e fa quello che diciamo. E allora, tra poco avremo anche altri ospiti. Saluto Anselma Dell'Olio, regista, giornalista. Buongiorno cara Selma e benvenuta. E se ci senti sono felice, e proviamo la tua voce, ma mi dicono di sì. Allora, sì. Hamas usa i tetti delle case a Gaza come siti di lancio di droni ostili. Lo ha detto poco fa il portavoce militare israeliano, secondo cui l'aviazione ha colpito decine di edifici sopra i quali ci sono questi missili che continuano a colpire anche in queste ore
i cittadini di Ashkelon e Ashdod. Allora, andiamo un attimo da Isabella Ciotti e poi torniamo con il terribile attentato che c'è stato in Francia, perché anche questo non l'abbiamo commentato. La polizia conferma la morte dell'insegnante al grido di Allah Akbar, e questo forse spiega perché la Francia, la Germania hanno vietato le manifestazioni pro-Palestina nel nostro straordinario e bello Occidente libero. Allora, vediamo, e l'hanno fatto per ragioni di sicurezza ovviamente, non perché non gli va che ci siano manifestazioni. Allora, alla moschea di Segrate c'è Aria Bushwaima con la nostra Isabella Ciotti. Buongiorno. E intanto, è ben ritrovato, noi ci conosciamo da più di 20 anni. Buongiorno, David. Senta, se non ricordo male, lei peraltro, Shwaima, è egiziano di origine. Mi ricordo. Direi anche 30. Beh no, mica sono così vecchio, caro Shwaima. Questo non glielo consento, diciamo. Allora, Che amicizia. Sì, questo è vero. Non sai nemmeno da dove sono. Sono palestinesi. Giordano, è vero, Giordano. In Italia da tantissimi anni ormai è l'imam, il punto di riferimento della moschea di Segrate. Le volevo chiedere subito questo, intanto. La preghiera del venerdì per voi oggi, che momento sarà? Ha sentito anche di questo attacco che c'è stato in Francia al grido di Allah Akbar? Che cosa dirà lei ai suoi fedeli? Che clima si respira nella comunità musulmana di Segrate, che è una delle più importanti del nord Italia, peraltro? Le dico quello che sempre ho detto, di essere vicino a Dio, di pregare, di essere, diciamo, gente pacifista, di condannare ogni violenza e di essere contro ogni aggressore, specialmente che bombarda cittadini inermi, come oggigiorno le vediamo a Gaza. Quindi riferimento proprio esplicitamente a Israele ora. Volevo capire, che riflessione... Stiamo parlando di Israele. Sì, sì, no, ma la cosa che volevo capire da Shwaima è, rispetto ad Hamas, la comunità islamica che vive in Italia, che è formata da giordani, egiziani, palestinesi, cioè, voglio dire, non è che è un monolite unico, ma si è sentito molto poco, quasi per nulla, la condanna del movimento terrorista di Hamas, a fronte del diritto dei palestinesi ad avere la loro... il loro stato possibilmente democratico, ma la condanna di Hamas non si è mai sentita, però lei su questo una riflessione la vuole fare o no? Capisco che sia difficile, però... E tu perché non fai la riflessione contro il governo israeliano che ha fatto un borro... È finito il segnale, ma non per censura, perché veramente... Però... Comunque il paragone tra Hamas e Israele, diciamo, uno è un governo terrorista riconosciuto da tutta l'organizzazione internazionale, l'altro è un governo eletto che commetterà degli errori e che infatti ha una pubblica opinione che lo contrasta. Selma Dell'Olio, mi sente? Ma Selma? Vedi, è più aspetta. Che c'è, più allora. Che un governo eletto deve rispettare i diritti dell'uomo e anche rispettare le soluzioni dell'ONU, certo, e anche di rispettare la i cittadini. Ma secondo lei Hamas è un problema per i palestinesi colpa, o no? E i bambini, eccetera. Shwaima. Ma non a bombardare con 4.000 tonnellate, sì, di bombe. La domanda però, Shwaima, è molto semplice. Poi sentiamo Selma Dell'Olio e tutti gli altri ospiti. Hamas è un problema anche per i palestinesi, secondo lei? Sì o no? E questo non è complicato. In Israele c'è un'opinione pubblica che... Hamas, no. No. Aspetti. Hamas è stata classificata da voi, dall'Italia, dall'Europa, come un'organizzazione terrorista. Quindi l'avete tappato tutte le bocche di dare opinioni. Quindi non mi chiedi questa domanda. Allora, questo è sempre, come dire, il solito punto. Dice, non è una... È il solito punto, come dire, controverso, complicato... da far spiegare al... Comunque, Selma, prego.
Questa è la classica risposta del benaltrismo, no? C'è ben altro, lasciamo perdere i bambini bruciati o decapitati o la gente bruciata le case per far uscire, rapirli. Le peggiori efferatezze dall'epoca della Shoah, lasciamo perdere quello perché a monte ci sarebbe, capito? Questa è la solita risposta degli imam islamici, non vogliono ammettere le proprie colpe e non le ammetteranno mai. Quindi lei fa bene, David, a chiederglielo, ma dall'imam non mi aspetto altro. Lui convince solo il suo popolo e quelli maledetti italiani che pensano che sia, per essere contro l'Occidente sia chic e woke parlare male di Israele e solo bene di Hamas. Io voglio capire una cosa, ma prego. I palestinesi sono contro Hamas o quelle che ho visto festeggiare nelle piazze perché le riprese fatte appositamente, quelli con le videocamere messe insieme ai terroristi che uccidevano, stupravano, bruciavano i bambini e li riprendevano allegri per farli vedere ai palestinesi, al resto del mondo arabo? Lui è d'accordo, gli fa piacere. Gli altri, i palestinesi che festeggiavano, non sono d'accordo con Hamas? Non sono anche loro ognuno un soldato, come Hamas dice degli israeliani, anche i bambini e gli anziani sono soldati? Mi dica, quelli sono civili mentre quelli israeliani no? Voi siete più umani degli israeliani? Non mi pare proprio. Allora, Shuaima, su questo però, questo come dice Selma con la sua passione, ha ricordato una cosa vera. Sì, prego. Vediamo se risponde. Prego, lasciami rispondere, ho sentito anch'io quello che ha detto. Bene, aspetto. Prima di tutto, i bambini, le donne, eccetera, se fanno una festa, se fanno un'altra cosa, non vuol dire ammazzarli. Bisogna a far capire alla gente che l'altra parte non ammazza, ma non ammazzare. Poi io ho visto dei bambini nelle scuole ebraiche in Israele che dicono vogliamo ammazzare ogni arabo che esiste. Bugiardo, lo stesso ministro della guerra, lo stesso ministro ha detto che tutti a Gaza sono come fermo. No, scusi, Shuaima, c'è una differenza. Scusi, perché non trasformiamo. C'è una differenza fondamentale. In Israele, quando un civile aggredisce qualcun altro, ci sono dei processi e dei tribunali. Ci sono un sacco di militari che sono stati anche processati perché magari sono andati oltre. Quindi, diciamo, la differenza fondamentale è che ogni volta che c'è un'aggressione, ogni volta che un civile, quelle rare volte che è accaduto, insomma, questa è una differenza fondamentale da mettere in ordine, altrimenti non ne usciamo più. Da una parte c'è una dittatura, dall'altra parte la democrazia israeliana processa anche i suoi militari. Non c'è nessuno, non c'è Giordania. Nel mese di agosto, nel mese settembre, sono uccisi 170 persone, giovani, a Jenin, a Gerusalemme, sono ammazzati dai soldati israeliani. Israele con chi commette reati li processa, quindi questo è il tema, non c'è altro, questa è la questione, è una differenza fondamentale. Però abbiamo la pubblicità e poi vi diamo il tribunale superiore in Israele. Mi auguro che il suo sermone non sia questo oggi, diciamo. Shuaima, ci conosciamo da 30 anni. Io mi auguro solo che però, diciamo, il suo sermone cosiddetto di pace non sia questo oggi. Pubblicità e poi torniamo con gli aggiornamenti della Francia. L'autore dell'attacco al liceo in Francia è stato arrestato e tra poco vi daremo altri dettagli.
Allora, l'attentato in Francia di cui vi abbiamo raccontato, ora vi arrivano anche delle immagini che vi trasmettiamo da là. Intanto saluto anche Antonello Caporale del Fatto Quotidiano. Sull'attentato in Francia abbiamo una clip che ci fa rivedere quei momenti drammatici in cui l'attentatore, armato solo di un coltello, ha urlato Allah Akbar, e questo è quello che possiamo vedere accaduto poco fa. Non la vedete. Ça se voit, il y a une chaise, ils ont des couteaux. Il a un couteau, les gars, il a un couteau. Il y a le proviseur adjoint. Ils vont se battre. Au nom de Dieu, il y a un couteau. Ils ont fait évacuer tout le monde. Je vous jure, tout le monde a évacué. Tout le monde court. Oh là là, oh là. Oui. Elle s'est filmée, ça, sur Telegram, ça. Oui. C'est un malade. C'est une dinguerie. Non, elle est capable. C'est quoi? C'est le proviseur adjoint. Ouais, c'est le proviseur. C'est un malade. Allora, l'autore dell'attacco al liceo Aga, in cui un professore è stato pugnalato a morte, altre persone sono state ferite, è di origine cecena. Insieme a lui è stato arrestato anche il fratello, a dare la notizia è Le Figaro, e l'aggressore viene descritto come un giovane di circa 20 anni. Fatto sta, caro Fabbri, caro Caporale, lo abbiamo detto in apertura, Francia, Stati Uniti e Germania hanno vietato in questi giorni qualunque tipo di manifestazione. Esatto. C'è grande allerta e questo attacco non si sa bene come si inserisce, però è un fatto. La Francia La Francia ovviamente è una storia, purtroppo, di attentati, può essere, probabilmente lo sarà, un gesto di un folle criminale che si è lanciato in questo modo, in modo appunto isolato. Spesso capitano anche gesti tragici e vergognosi come questo in forma isolata. Peraltro è un ceceno, ecco, sembrerebbe, peraltro, io non ne ho certezza, ovvio, in questo momento, però questo riportano le agenzie. E quindi non, perché dico, i ceceni non sono arabi, perché ci ascolta popolazione caucasica, sunnita, tuttavia non fa parte del classico elemento deviato delle banlieue, che normalmente ha origini o magrebine o saheliane, quindi siamo fuori anche da quel contesto. Questo forse ci segnala che è davvero, come molto molto probabile, il gesto di uno tragico criminale sconsiderato. Però Antonello Caporale, abbiamo visto le immagini che venivano in diretta da Baghdad, in cui si risponde in qualche modo a quella che è questa chiamata del venerdì, come ha detto l'Iran e come ha detto soprattutto il portavoce di Hamas, chiamando le persone a manifestare in piazza in solidarietà con quello che sta accadendo. Questo potrebbe portare anche a un'emulazione in altre parti d'Europa. Non c'è alcun dubbio. Mi spaventa, nell'idea di questa condizione così drammatica, la riproposizione dello scontro di civiltà, perché non ci porta in nessun posto, in nessun luogo. E anche aver vietato le manifestazioni è un segnale di pericolo e di debolezza, perché rinfocola ciò che arde sotto la brace. La questione palestinese è stata sepolta per 20 anni, 30 anni, ed è esplosa in queste condizioni. Hamas è più pericolosa per lo Stato palestinese, per coloro che cercavano ormai 20 anni fa uno Stato, 30 anni fa un popolo e uno Stato, o per Israele. E Israele fa bene o male ad entrare dentro, e se entra dentro Gaza, poi quando ne esce e come ne esce, sono elementi che se noi dobbiamo ricordare, ed era purtroppo l'inazione dell'Europa, che è divenuta un manichino, che Aldo Moro, ottobre 73, Yom Kippur, entra al Parlamento e illustra la sua condizione, la posizione dell'Italia. Non esiste soluzione militare, ma solo soluzione politica. E conduce la dichiarazione di Copenaghen dei 9 Stati, allora si chiamava CECO. Quello però è un altro mondo, Caporale. È un altro mondo. Quello è un altro mondo. Ma noi oggi siamo di fronte a un'altra minaccia. Cioè, mentre lì c'erano gli Stati, c'era l'Egitto, la Siria, David, c'erano Stati, secondo me, l'errore capitale. Quando Netanyahu illustra la sua strategia, rinforzo Hamas e distruggo l'autonomia nazionale palestinese, la riduco a vassallo, Abu Mazen non ha mai parlato e non parla e non ha alcuna autorità, che produce nella sua idea? Produce la
sconfessione, la chiusura del dibattito sulla Palestina come Stato. Nessuno, né l'Occidente, né a maggior ragione negli Stati Uniti, gli dice guarda, ma forse la tua strategia sarà sballata, forse tu, aizzando e aiutando un radicalismo così efferato, produci una nuova brace, allora, che arde sotto il tuo. Vediamo come se Al Jazeera e come Al Jazeera ha dato la notizia del terribile attentato alla scuola in Francia, a Dakar. Allora, magari ci sei? Ci puoi raccontare che cosa accade su Al Jazeera? Sì, su Al Jazeera in questo momento in realtà sta parlando il portavoce della difesa civile di Gaza. Non è stata solamente la notizia dell'attacco, del presunto attacco che c'è stato in Francia, non c'è nessun collegamento secondo Al Jazeera evidentemente. Le immagini che scorrono sono quelle delle manifestazioni nelle altre piazze del mondo arabo, in particolar modo Baghdad, in particolar modo alcune città yemenite ed in Egitto. Per quanto riguarda i collegamenti di Al Jazeera, appunto il portavoce della protezione civile, ma prima anche della Mezzaluna Rossa palestinese, nonché del ministro della sanità del governo di Hamas, hanno descritto la situazione sanitaria accusando Israele di prendere di mira appositamente i civili. Oltre a questo sono state dimostrate anche immagini di ambulanze che sono state colpite, quindi oltre agli ospedali usciti fuori dal servizio c'è anche questo, e c'è anche la distruzione di alcuni depositi di medicinali e la totale impossibilità di avere alcuna forma di rifornimento, sì, di attrezzature mediche da parte dei paesi confinanti, incluso il valico di Rafah. C'è stato anche l'intervento del portavoce dell'esercito israeliano ai microfoni di Al Jazeera, il quale ha ribadito l'ultimatum che è stato accolto come nella popolazione di Gaza come un invito ad una nuova Nakba, la tragedia palestinese del 48, quando ci fu l'espulsione di centinaia di migliaia di persone. Quindi questo è bene o male quello che sta andando sugli schermi di Al Jazeera. Quindi, importante, quindi Al Jazeera ha riportato anche l'ultimatum di Israele a evacuare Gaza City e spostarsi dal nord verso il sud. C'è la nostra, credo, Sharon Nizza, che vedo anche in controluce, ma la vedo a Gerusalemme, davanti alla, nei pressi, credo, della città vecchia, se non ricordo male. Ci sei? Sì, sì, sono praticamente nel quartiere, diciamo, musulmano, dove le persone stanno uscendo dalla preghiera. Ah. E c'è grandissimo dispiegamento di forze. La preghiera si è svolta senza disturbo. Ci sono, le limitazioni erano per le persone tra i 25 e i 45 anni, c'erano svariate centinaia di persone, e la situazione ovviamente è paradossale, perché da un lato le persone, come vi dicevo prima, magari in Città Vecchia, nel quartiere cristiano, che forse è quello un po' più normale in questo momento, bevono il caffè, d'altro canto ieri c'è stato un attentato al fuori dalla porta di Erode, quindi tutto potrebbe, in questo momento c'è una donna che sta urlando Allahu Akbar, però sta lì e non... E anche prima ha attaccato un gruppo di giornalisti con questa esclamazione. Ti chiedo, Sharon, spostati magari da lì, perché intanto grazie per il tuo lavoro. Sei veramente nel giorno più pauroso, forse più terribile. Noi che conosciamo quei luoghi, che conosciamo quella parte di Jerusalem, di Gerusalemme, sappiamo quanto il venerdì sia in genere un luogo molto molto frequentato. Vedo dietro di te i militari, magari spostati pure da quella zona. Le agenzie italiane parlano di 2500 agenti in stato d'allerta, e Hamas ha chiesto il sostegno dei fedeli islamici. Allora, il momento, diciamo, clou in genere, mostrate la cartina di Gerusalemme per piacere, della Città Vecchia, e tenete anche Sharon Nizza lì, così. Allora, questa è la situazione. In genere sono le 12.40, in Israele sono le 13.40, se non ricordo male. Sono le 13.40 a Gerusalemme, perché sono un'ora avanti. Sì, allora, esatto. Questa è la zona. La nostra Sharon Nizza ha detto che si trova qui, corretto? Nel quartiere... sei nel quartiere... Sì, sono praticamente a una delle uscite della spianata... quindi sì, più o meno dove sì, delle moschee più giù, allora più ecco giù, sulla cartina per intenderci, sì, esatto. Sharon Nizza si trova qui c'è la spianata delle moschee, sì, dove c'è la moschea Al-Aqsa, quella dalla cupola d'oro, qui sotto attaccato la cupola d'oro
Sì, la cupola nera è quella, è la moschea di Al-Aqsa. Sì. Altra la cupola della roccia. E qui c'è il famoso muro del pianto, dove ogni giorno, ma in particolare il venerdì, a che ora inizia la preghiera stasera per lo Shabbat a verso il tramonto. Verso il tramonto, un po' prima del tramonto, quindi sarà intorno alle 6. Ho chiesto, non c'è nessuno qua, il muro del pianto era deserto. Prima ho cercato di mandarvi dei video, non sono arrivati. C'era una persona che praticamente pregava attaccata al muro. Ho chiesto in giro, mi hanno detto che non ci sono, come vi dicevo, non c'è una direttiva di non venire. Però la gente da sola capisce chiaramente che, ripeto, ieri c'è stato qui comunque alla fine un attentato e quindi ognuno prende le proprie misure. Però è anche un po' la sensazione, secondo me, è che c'è quel caos. Vi do anche una breaking di adesso, è che hanno dichiarato territorio militare chiuso, zona militare chiusa, la cittadina di Metulla al confine nord con il Libano, che è stata evacuata. Non so esattamente se sono state completate le operazioni di evacuazione, quindi ci sono tutti i fronti. Quindi in un certo senso Gerusalemme l'allerta è tantissima, è pieno di poliziotti ovviamente, però la situazione devo dire che è stata gestita bene al momento, però come sempre non si sa mai che può sfuggire di mano. Allora direi, cara Sharon, di spostarti da lì, che la zona è piuttosto pericolosa. Intanto grazie per questa tua testimonianza in diretta. Macron si sta recando al liceo di Arras, nella regione del Pas de Calais, dove un insegnante è stato ucciso in un attacco con il coltello. Assieme a lui ci sarà anche il ministro dell'istruzione francese. Io volevo ricollegarmi a quanto diceva Antonello prima sullo scontro di civiltà, perché una delle ragioni, o di religione in questo caso, che è sempre una sciocchezza ovviamente, una delle ragioni che induce Hamas a compiere l'attacco a Israele è il fatto che lo scontro di civiltà e di religione non esiste. A che cosa faccio riferimento? In questi anni si è formato un cordone filo-israeliano, tutto di paesi a maggioranza musulmana, arabi, in funzione anti-iraniana. Chi sono? Coloro che hanno sottoscritto ovviamente gli accordi di Abramo, quindi Marocco, Emirati Arabi, mettiamoci il Bahrain, certo, il Sudan, ma la stessa Giordania, che è un paese che esiste in simbiosi con Israele, l'Egitto del 79 riconosce Israele, e l'Arabia Saudita stava per firmarlo, proprio per fermare, la Hamas è un agente dell'Iran tra le altre cose, proprio per fermare questo tipo di alleanza che sul piano della guerra di religione è inspiegabile, ma semplicemente perché l'Iran fa paura, è da sempre una potenza egemonica nella regione, i paesi musulmani si stringono a Israele, che ovviamente a maggioranza musulmana non è. Aggiungo un ultimissimo punto, visto che purtroppo c'è stato questo tragico evento ad Arras, è famosa per un trattato, siamo dopo il rogo di Giovanna d'Arco, siamo nel XV secolo. Il secolo successivo aveva già confutato qualsiasi questione di guerra e di religione, perché ci fu un'alleanza che all'epoca fu giudicata incredibile, quella tra francesi e ottomani, che era un'alleanza in funzione anti-asburgica, quindi contro l'impero asburgico, che all'epoca era riunito nella persona di Carlo V, che a sua volta cosa fece? Si alleò con la Persia dei Safavidi, che è quella parte inizialmente turcofona che rese poi la Persia sciita, esattamente come oggi. Cioè, questo per dire che non c'è mai stato niente di più sciocco e di inventato, nessuno ha mai fatto una guerra davvero soltanto per la religione, non esiste lo scontro di civiltà. Le stesse crociate, una delle crociate più drammatiche, avviene nel XIII secolo dai latini, cioè noi che distruggiamo Costantinopoli, sì, un attimo, che, era ovviamente cristiana. Vi dobbiamo dire che la persona, l'autore dell'attacco è appena arrivata al liceo di Arras. Probabilmente è un ex allievo, sono fonti francesi a dirlo, è un ex allievo di origine cecena di 20 anni, era schedato S, che nel sistema francese significa ad alto rischio di radicalizzazione. Sì, significa sorvegliato, cioè è sotto sorveglianza speciale delle agenzie di informazione, come si chiamano in Francia. Allora, c'è un punto, assegnazione 8, un punto militare, tra poco lo seguiremo in diretta da Gerusalemme con un briefing che l'IDF, la forza, l'esercito israeliano sta tenendo. Selma Dell'Olio rimane ancora, se può, qualche minuto con noi. Prima però c'è Francesca Albanese, che è relatrice ONU sui territori. Buongiorno. 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 La prima cosa che le volevo chiedere è, siccome noi in queste ore stiamo raccontando anche la struttura urbanistica di Gaza, lo abbiamo raccontato, abbiamo visto le immagini eccetera, e con Dario Fabbri, direttore di Domino, si provava a raccontare al pubblico questa coincidenza assoluta che c'è tra infrastrutture civili e infrastrutture militari. Questa è
come dire, la prima grande questione che anche in un momento drammatico come questo dobbiamo affrontare, signora dottoressa Albanese. Ma io non credo di essere la persona più indicata per parlare di struttura o infrastruttura militare. Io sono un esperto tecnico delle Nazioni Unite e mi occupo di diritto internazionale, quindi mi permetta di fare un punto sul contesto, perché sì, c'è una informazione molto importante che lei ha passato che vorrei mettere in contesto, perché sennò la gente non capisce. E sono d'accordo con chi ha parlato prima di me, che dice la questione non può essere risolta attraverso risposte militari, serve una soluzione politica. Sono d'accordissimo con questa affermazione, ma aggiungo, in linea con quello che prescrive il diritto internazionale, che è l'unico elemento che abbiamo per perimetrare, per delimitare ciò che è concesso alla politica e per correggerla quando sbaglia, per prevenire e per correggere le ingiustizie. Lei, Parenzo, che ringrazio sì, di avermi invitato, dice che Israele è una democrazia. Da giurista che si è formata in Italia, io non riesco a concepire la democrazia se non come democrazia sostanziale, che o è di tutti o non è, e non può esaurirsi col mero processo, mi faccia finire, col mero processo di voto, perché in Israele, nel territorio dello Stato israeliano costituitosi nel 1948, i palestinesi con cittadinanza israeliana non sono trattati in maniera uguale agli ebrei, quindi la cittadinanza ce l'hanno. Mi faccia finire. Ma per chiedere, dottoressa Albanese, ma lei lo sa perché è dell'ONU, ma lei sa che esiste un partito, ci sono i palestinesi, i palestinesi con doppia cittadinanza votano alla Knesset. Mi faccia finire. Prego, non prego. Ho finito. Il territorio che Israele ha occupato militarmente nel 1967 a giugno, Striscia di Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, e che a novembre del 1967 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiese di liberare, rimane sotto le leggi militari israeliane. Ordini militari, 2.500 ordini militari scritti da soldati, messi in essere da soldati, rivisti da soldati in corti militari. Non è vero quello che diceva prima, mi scuso, ma devo correggerla, non è vero che chi commette errori viene punito. E come no? E mi spiego. Allora, la invito ad avere in studio israeliani che lavorano per Bezalel, Yesh Din, Gisha. Li conosciamo tutti. In queste ore tragiche in cui il popolo israeliano è stato sconvolto da una tragedia. Ma, dottoressa Albanese, solo una precisazione. Albanese, scusi, dottoressa, solo una precisazione, mi consenta. Nei mesi scorsi, la democrazia sostanziale, ma non è questa la discussione di oggi, ma se mi ci porta, la democrazia sostanziale di Israele è il fatto che per mesi anche alcuni militari non si sono presentati nei loro posti perché protestavano contro Netanyahu. Allora, la democrazia sostanziale di Israele, Selma Dell'Olio lo può anche raccontare, è sostanziale perché a Gaza è impensabile immaginare che uno in qualche modo si opponga a Hamas. In Israele, un paese bloccato contro Netanyahu per i mesi. Questa è la democrazia sostanziale. Poi si può dire tutto, perché il giornale israeliano Haaretz è il primo che oggi parla di Netanyahu. Diventa tutto pizza e fichi, dottoressa. A me dispiace, però... Non ho ancora capito che cosa mi sta contestando. Le sto dicendo che la democrazia sostanziale è questa. È il fatto che i riservisti dell'esercito israeliano, per la prima volta per protestare contro Netanyahu, non si sono presentati nei mesi scorsi bloccando un paese. Allora, questa è democrazia o è frufru? Non lo so. Serve dell'olio. Non so che cosa sia frufru, non rispondo a queste domande, però le dico.
i militari hanno continuato ad occupare la Cisgiordania dall'interno, sì, proteggendo 300 coloni illegali. Vero. Proteggendo, certo, 300 coloni. Ma questo è drammaticamente vero. Non capisco. Ma non capisco, questo è vero, assolutamente. Selma Dell'Olio, Dario Fabbri, e questo è vero, io mi... Vorrei solo dire una cosa, David, alla dottoressa Albanese, che ha detto delle cose non fuori dal mondo, ha detto delle cose che lei sa e che sono così. Vogliamo parlare allora di democrazia relativa? Perché dove sta la democrazia tra i palestinesi, Hamas e gli altri paesi arabi? Certo che è pieno di difetti la società israeliana. Sbagliano, fanno delle cose che a noi non ci piacciono, perché noi democratici non, di gente, non rischiamo niente, vogliamo la perfezione da Israele. Gli chiediamo di essere adamantina, cosa che non chiediamo. Io non l'ho sentito parlare di questo sugli arabi. Lei invece, o arabi, islamisti, sciiti, sunniti, chi vuole lei? Quindi è circondata Israele, e questo non se lo rende conto, se ne rende conto, lei giustamente dice delle cose, io non contesto quello che lei dice. Certo, ma questo... Ha ragione. Allora Fabri, non andiamo, mi dica lei come definisce Israele, se la rende come il bambino nel ghetto di Varsavia con le braccia alzate e le occhiaie, così, così ci vuole noi ebrei, eh? Ci arrendiamo? Fabri, bambini. Un attimo, Fabri, nessuno sta contestando Dario Fabri, direttore di Domino, autorevolissimo. Sulle distorsioni giuridiche a cui faceva riferimento l'autoressa Albanese, Israele, queste sono, è un dato di fatto, certo. Cioè, esiste una occupazione di fatto, si chiamano così, territori occupati, che sono la riva destra, che sono la Cisgiordania, eccetera, in riferimento agli arabi israeliani, che per esempio gli arabi israeliani non partecipano, non fanno il servizio militare in Israele, tranne in rarissimi casi, non potremmo dire nessuno, perché hanno, secondo l'interpretazione anche originaria, una doppia fedeltà allo Stato di Israele e alla causa palestinese. Questo è tutto vero, tuttavia non possiamo nemmeno misconoscere che, con tutti i suoi difetti, che peraltro non sono soltanto di matrice etnica, Israele è un paese imperfetto, come lo sono tutti i paesi composti di esseri umani, ha i suoi difetti, alcuni è vero non condonabili, come quelli che sono stati, che sono stati ricordati. Dobbiamo metterci anche nei panni di un paese. La psicologia collettiva dei popoli trascende l'aspetto giuridico, cioè Israele è una terra molto stretta che sa di avere intorno paesi che adesso la situazione sta mutando, ma storicamente ostili alla sua presenza. La ricerca di una profondità che è giuridicamente sbagliata, è comunque una necessità storica di Israele, che deve essere superata, che, come è stato detto, non è corretta giuridicamente, non può essere accettata. Tutto giusto, ma dal momento che siamo in un contesto di straordinarietà, proprio per la situazione geopolitica, diventa in questo preciso momento, secondo me, può portarci fuori strada da ciò che sta, accadendo. Poi gli amici di Israele, mi permetto nel mio minuscolo di considerarmi tale, ogni volta che intervengono su questi temi ricordano a Israele che la questione palestinese non è scomparsa, non è stata obliata semplicemente perché non se ne parla più o perché esistono gli scontri tra fazioni. La bomba demografica palestinese è un grande problema di Israele. Che cosa vorrà essere da grande lo Stato ebraico è una gigantesca questione della nostra contemporaneità, che, per essere davvero onesti, gli israeliani tendono a non prendere in considerazione, perché si concentrano sempre sul contingente, sull'immediato, e non è semplice per loro, visto che dobbiamo metterci in loro panni, guardare al medio lungo periodo, quando tu sai e sei abituato che devi dormire sempre con un occhio aperto o camminare con il fucile alla caviglia. Questo non risolve il problema e nel medio periodo dovrà essere affrontato. Al momento... E chiudo davvero, mettendoci nei panni degli israeliani, in queste ore diventa complicatissimo prendere di petto questioni che, colpevolmente, gli israeliani e anche noi occidentali pensavamo davvero nascoste sotto la sedimentazione. Abbiamo un obbligo di pubblicità, poi ritorniamo in diretta con tutti gli ultimi aggiornamenti. A tra poco. Allora, con un ritardo di cui mi scuso, ma gli eventi ci hanno in qualche modo travolto, sotto corona e la situazione meteorologica. Grazie, buongiorno. Situazione di oggi molto simile a quella di ieri, qualche debolissima pioggia sulla Liguria, sul Basso Tirreno, anche sulle zone di nord-est. E lì si apre qualcosa, perché se andiamo a vedere la giornata di domani, sabato,
proprio in queste zone di nord-est cominciamo a trovare delle piogge. Vediamo la carta di sabato, troviamo delle piogge, vedete, anche consistenti, così come quelle che prendono l'Alto Veneto, il Trentino, un po' le zone alpine. Qualche precipitazione debole, quindi giornata solo grigia, anche sul medio Tirreno e sul basso Tirreno, appunto sulla parte tirrenica, non su quella adriatica, la Liguria, insomma si comincia un po' a cambiare registro. E non solo, perché arriviamo alla giornata di domenica in cui il nord-est, ma anche l'Emilia-Romagna, guardate, e le zone adriatiche hanno delle piogge localmente anche intense, quindi è una situazione non proprio leggerissima. Arriva qualche pioggia anche al centro, non sulle isole, ma questo, vi faccio vedere questa carta vagamente minacciosa, che ci dice la differenza di temperature fra sabato e domenica. In blu sono le diminuzioni, il colore rosa sono diminuzioni superiori ai 10 gradi nelle 24 ore, quindi il freddo o comunque temperature più basse arrivano al nord, si affacciano al centro, non ancora al sud. Grazie, grazie sotto corona. Allora c'è Antonello Caporale che è in debito di una risposta, allora gli diamo subito. Voglio solo rivolgere a tutte e due voi, perché siete coinvolti da un punto di vista professionale e anche sentimentale, se me lo consenti, con Israele. Un tema che illustra la condizione così complicata, complessa. Abbiamo visto la sera di David sulla facciata di Palazzo Chigi. La bandiera di Israele. Certo. Palazzo Chigi, proprio all'esito della guerra in Ucraina, ha chiuso il gas e i rapporti commerciali con la Russia e li ha aperti col Qatar, che è il primo finanziatore di Hamas ed è il nostro privilegiato partner energetico. E anche l'Algeria, con la quale noi facciamo affari, e David, l'Algeria addirittura ha avuto una riunione, l'abbiamo scritto, vorrebbe partecipare all'acquisto, perché nella nuova manovra finanziaria ci sono 21 miliardi da privatizzazione. Si chiedono gli algerini, dal momento che il gas è molto profittevole, come possiamo investire noi in Italia? Voglio dire, dividere il bene e il male, l'Occidente e l'Oriente, la democrazia e invece la dittatura, la violenza e la pace, è una questione che proprio in quel terreno e su quel terreno è molto complicata, e le responsabilità, non perché dobbiamo autoaffliggerci, ma perché la verità storica, solare dell'Occidente, degli USA, è così forte che noi ci ritroviamo a fare affari col maggiore finanziatore del gruppo di belve che hanno mangiato i bambini in Israele. Questo è il casino politico e anche, come dire, sociale nel quale noi ci troviamo e dal quale non sappiamo uscirne, almeno io non ho una risposta. Due cose che devono essere approfondite, approfitto di Dario Fabbri, Caporale, per qualche secondo. Lloyd Austin, che è il segretario alla difesa statunitense, capo del Pentagono, ha incontrato in queste ore Netanyahu e dice: Hamas è peggio dell'ISIS. Colloquio del segretario alla difesa con Netanyahu. Come è noto, io sono colui il quale progettò per primo la guerra contro l'ISIS. Io l'ISIS lo conosco bene, ma questo è peggio di quanto io abbia mai visto. Ci puoi spiegare con la tua nettezza e chiarezza di cosa stiamo parlando? Queste sono dichiarazioni davvero molto forti, per dire una banalità. Perché, perché dico questo? Anzitutto perché in queste ore, come diciamo, gli Stati Uniti cercano di suggerire cautela a Israele, perché hanno lavorato molti anni, per intenderci, per il loro disimpegno dalla regione, per avvicinare Israele a molti dei paesi arabi che hanno siglato gli accordi di Abramo. Ed ora la reazione di Israele, come dicevamo all'inizio di questo spazio, potrebbe provocare emozioni contrastanti, confliggenti. Però Austin mi pare che faccia l'altra parte, cioè, essendo il capo del Pentagono, il lascia passare, sia per dire, insomma, peraltro è controvertibile, siamo davanti ad attentati terroristici oltre l'animalesco, quindi il paragone con lo Stato Islamico ci deve stare. Poi le questioni sono molto molto diverse. Hamas è un frutto della fratellanza musulmana egiziana, che poi ha scelto l'insurrezione anche terroristica come propria strada. Lo Stato Islamico nasce a cavallo tra Iraq e Siria, tra le tribù dell'Anbar e quelle
peraltro è un confine quello coloniale, quindi le tribù sono le medesime di qua o di là, sunnite, ovviamente sono maggioranza in Siria i sunniti, ma minoranza in Iraq, ma sono i medesimi, e che poi addirittura aveva una classe dirigente, soprattutto militare, lo Stato Islamico, forse per chi non lo sa, che era baatista, cioè chi erano coloro, generali, alti ufficiali, mandati alla fame dall'invasione americana che sciolse il partito baatista, ed erano socialisti atei, che si sono poi riciclati nello Stato Islamico, perché lo Stato Islamico aveva bisogno di chi sapesse fare la guerra. Quindi sono due, peraltro lo Stato Islamico agiva in franchising, come tutte le organizzazioni terroristiche mondiali, quindi il ragazzo criminale scellerato della banlieue francese che fece l'attentato si era radicalizzato da solo, poi forse certo, neanche sicuro aveva contattato, che in francese gli hanno detto vai, agisci per noi, ma non si erano nemmeno mai incontrati. Da notare, tu lo hai raccontato prima, lo vedremo bene forse nella prossima puntata con una cartina, è che un conto è provare a colpire e radicare lo Stato Islamico, ISIS, Daesh, no? Che è geograficamente in un luogo... Sì, altra cosa è dire Gaza, dove ha sede Hamas, Hamas è come l'ISIS, dove c'è anche una situazione sul campo che è completamente diversa. Certo, questo è il punto. Non è neanche paragonabile. Non è paragonabile. L'Iran dice gli americani, se gli americani vogliono impedire che la guerra si allarghi alla regione, devono controllare Israele. Noi abbiamo la pubblicità. Vedo anche dietro di te una copertina che conosco. E sì, credo di perdona poterlo, mio intervento. Credo di poterlo confermare, ma è giusto. È il nuovo numero di Domino. Prossima settimana in edicola, in preordine su Amazon. Il ritorno del Medio Oriente, ne parlavamo prima in pubblicità proprio con David. Ce l'eravamo quasi dimenticato. Il Medio Oriente, l'attacco di Hamas, che noi associamo evidentemente all'Iran, lo riporta in auge purtroppo, e adesso la reazione di Israele, come si legge negli strilli di copertina, può cambiare tutto. È un numero speciale su quello che sta accadendo. Prossima settimana, martedì, ma tu tanto credo lunedì sarai qui. Se mi inviti volentieri. È già confermato. Pubblicità e torniamo tra pochissimo. È già confermato. Quasi in chiusura, intanto la segnazione 8 ci racconta che a Gerusalemme, questa è l'immagine che arriva da Gerusalemme, tra poco ci sarà probabilmente come ieri una conferenza stampa tra Lloyd Austin, che è il segretario alla difesa statunitense, e il suo omologo, ministro della difesa israeliano, Gallant. Queste, diciamo, ci fa pensare, ecco sì, infatti il logo Ministero della Difesa posto sotto uno dei due pulpiti ci fa capire che tra poco ci sarà da lì questo nuovo incontro. C'è un grande, come è normale che sia, attivismo della diplomazia americana. Facciamo rivedere la cartina del viaggio di Blinken, quello che abbiamo chiamato impropriamente il tour in Medio Oriente, nel senso che è un incontro con le più importanti cancellerie, con Abu Mazen peraltro, no? Potrebbe anche incontrare il leader dell'autorità, questo pare. Questo potrebbe. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, guardate la freccina, e Egitto. Questi sono i giorni che passerà, nelle ore più critiche di Israele, il sottosegretario Blinken. Al Jazeera, flash dai media arabi, prego. Sì, in questo momento Al Jazeera sta trasmettendo le immagini di un'aggressione da parte dei coloni israeliani a un civile palestinese sotto gli occhi dell'esercito israeliano, che non interviene. Immagini provenienti da Hebron, girate pochi minuti fa. Durante la mattinata, comunque, ai microfoni di Al Jazeera si sono alternati i portavoci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono alternati anche il portavoce della brigata Azzedine Qassam, che sarebbe appunto il braccio armato di Hamas, il quale ha ribadito l'intenzione di rimanere lì dove sono, dicendo che appunto la fuga non fa parte del vocabolario della loro brigata, ma che l'unico spostamento che faranno sarà per tornare nei territori palestinesi liberati, ed ha anche promesso la capacità di quella che definisce come resistenza palestinese di continuare a combattere, definendo anche vili i soldati israeliani che sarebbero incapaci di un confronto faccia a faccia. Accusa che è praticamente identica a speculare viene rivolta da parte del portavoce del partito libanese Hezbollah, il cosiddetto partito di Dio, che in questo momento sta svolgendo una manifestazione nel sud di Beirut, e si stanno alternando i discorsi al microfono, in cui appunto si parla di come l'attacco del 7 ottobre abbia evidenziato come Israele non sia imbattibile, non sia invulnerabile. Per quanto riguarda la cronaca sul terreno, ci sono stati vari tentativi palestinesi di introdursi in territorio israeliano attraverso operazioni sotto copertura che vanno anche
via mare oltre che via terra. E si parla di 4.000 tonnellate di proiettili israeliani di varia natura, quindi colpi di artiglieria, missili, eccetera, eccetera, caduti sulla striscia di Gaza dall'inizio di questa nuova fase del conflitto. Peraltro c'è anche un confronto fatto in particolar modo dalle autorità sanitarie di Gaza, ma anche appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre, rispetto alle scorse, agli scorsi attacchi israeliani su Gaza. Si parla di una maggior brutalità verso i civili, la maggior parte dei colpi sarebbero stati indirizzati verso le case e secondo le autorità palestinesi sarebbe una cosa voluta, una strategia voluta da parte degli israeliani. Grazie Fuad, torniamo da te, abbiamo la pubblicità, anche tu lunedì sarai spero di nuovo dei nostri. Intanto andiamo in pubblicità su queste due immagini. Da una parte la preparazione la conferenza stampa tra Austin e il ministro della difesa israeliano. Salutiamo la dottoressa Albanese, che speriamo di ritrovare in una delle prossime puntate, e vi diciamo che Abu Mazen ha parlato. Però vi diamo soltanto un flash. Dice Abu Mazen: a Gaza si rischia una seconda Nakba. Allora, pubblicità, torniamo con le parole di Abu Mazen prima di chiudere. Fabri e Caporale. Allora, le ultime notizie ci dicono che da Gerusalemme tra poco l'incontro, la conferenza stampa tra Austin e il segretario alla difesa americano e il ministro della difesa israeliano Gallant, in diretta da Gerusalemme. L'ultima notizia che vi diamo riguarda Parolin, Santa Sede, pronta a mediare per gli ostaggi e per i civili a Gaza. Capiremo quale potrebbe essere il ruolo del Vaticano in questo, però è quasi ineffabile. No, la popolazione palestinese ha una storica componente cristiana, ma insomma. E l'altra notizia: Hezbollah parteciperemo alle operazioni militari in base ai nostri piani. E qui scende, come dire, una ulteriore forma di inquietudine, perché se anche quel fronte lì, il fronte del nord, non abbiamo avuto il tempo di commentare Salvini, che dice maledetti terroristi da stanare ovunque, il riferimento di Salvini all'attentato che c'è stato in Francia. Noi dovremmo sempre spegnere il fiammifero che sulla brace dell'odio, perché così l'ombra nera dell'allargamento del conflitto è così immanente, così presente, che solo un'altra disgrazia potrebbe provocare ulteriori e incredibili altri problemi per noi. La linea va al telegiornale e in diretta vi possiamo dare la notizia che è appena cominciato. Questo è il ministro della difesa israeliano Gallant. E con queste immagini vi lasciamo, il telegiornale vi darà tutti i dettagli del caso. A lunedì, se non a domenica, ma a lunedì. Brother.